grande spettacolo ad Ottaviano sul campo dei Vesuviani è andato in scena il più bel match della Serie B maschile, un turno particolarmente favorevole per la squadra di Gennaro Libraro, anche se ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per avere la meglio di una bella folgore massa. Ne è venuto fuori un derby che ha divertito i numerosi sostenitori presenti da ambo i lati. Il tecnico di casa, l'esperto Libraro, è il primo a commentare l'accesa sfida in terra vesuviana. Sapevamo il valore dei ragazzi di Sorrento, che è una compagine veramente allestita in maniera eccezionale, allenata bene, con ragazzi forti. E sapevamo che la partita era lunga, ecco perché i 7 che abbiamo subito siamo rimasti sempre in partita, perché dall'inizio avevamo già programmato che la partita fosse, era difficile. Stiamo facendo un buon campionato, il gruppo è molto forte, la società, la nostra, pure loro hanno allestito un'ottima squadra, quindi ci alleniamo veramente con tanta passione. L'obiettivo l'abbiamo raggiunto, quello di mantenere la categoria. Mo vediamo un pochettino, anche se sta Roma che non perde un colpo, quindi siamo là 4-5 squadre in attesa di chi fa per primo il passo falso. La sesta vittoria consecutiva lascia Ottaviano in corsa per i playoff promozione. Eppure la sfida non era iniziata bene. Folgore Massa subito avanti, eloquente il 14-25 con il quale si cambia campo. Il risveglio vesuviano nella seconda frazione. Una volta carburato, l'unico intoppo arriva alla fine del terzo set. Allo sprint finale la Folgore riesce a pareggiare i conti con un ace di 7 fra i migliori in campo. Nel quarto set la Folgore sparisce dal campo. Il monologo dei padroni di casa fissa il punteggio addirittura sul 25-9. Si va al quinto set ed è ancora Ottaviano. Il punteggio questa volta si ferma sul 15-11. Una incostanza, quella dei ragazzi della penisola, che non piace al tecnico ospite Nicola Esposito. La vittoria è tutto. Siamo stati poco bravi dopo un ottimo primo set, abbiamo fatto rientrare l'Ottaviano. Dopo un terzo set molto combattuto, dove poteva essere la chiave, la svolta insomma della partita, ancora una volta abbiamo preso un parziale molto pesante che ci ha condannato al tie break. Poi il tie break siamo stati poco bravi e quindi abbiamo meritato la sconfitta purtroppo. Le somme le tireremo alla fine, per il momento sta andando abbastanza bene, non benissimo sinceramente, perché penso che la mia squadra non sia inferiore alle altre che stanno sopra, e quindi siamo stati un po' sfortunati ma soprattutto poco bravi in determinate circostanze. La delizia non si ferma più e sabato 16 volerà a Roma per sfidare Tor Sapienza. Le ultime parole sono del presidente vesuviano Lello Ugliano, che ne approfitta per augurare buon lavoro ai vertici federali. Le ultime elezioni, quindi con il nuovo esecutivo nazionale e quindi con la presenza del nostro consigliere campano Guido Pascire, al quale rinnovo gli auguri di un proficuo lavoro, possa far ulteriormente decollare la pallavolo in Campania, e sia quella maschile che quella femminile.